Siamo io un po' per i rapporti che ho sempre avuto con la comunità italiana di Isola, parliamo negli ultimi 20-25 anni, proprio toccando i temi della storia della città, degli sviluppi della città, dei rapporti fra italiani rimasti, italiani nativi, e quindi in qualche modo ho cercato di essere vicino ai miei concittadini, pensando anche di fare una cosa utile per il mantenimento sia della lingua che della cultura italiana, che credo sia qualcosa che possa servire come arricchimento non soltanto per gli italiani, ma che possa servire anche per gli sloveni. Un popolo che non conosce la sua storia, che non conosce la storia dei luoghi dove vive, credo non abbia un grande domani. Credo che sia molto importante conoscere anche la storia, anche se fatta da